continua la carrellata di ospiti sullo Stargate e siamo a Sanremo, siamo con la sezione giovani, così che un'altra bellissima creatura, oltre che brava, Erika Mu. Erika, benvenuta in radio. Grazie mille. Innanzitutto domanda di rito, come stai? Sei emozionata? Sto bene, ma sono anche emozionatissima, insomma il giorno finalmente si sta avvicinando, il tanto temuto giorno X che è domani, quello della nostra esibizione. Accidenti, tu arrivi da Bisceglie. Yes. Quindi cuore caldo del sud Italia che batte, eh? Io... Mani fredde, diciamo anche questo. Senti, immagino a Bisceglie case sintonizzate. Ma sì, la città ha dimostrato veramente un affetto incredibile, loro insomma si sono molto coalizzati e io li ringrazio tanto. Con chi sei venuta a Sanremo? Sono venuta con il mio tour manager, che anche se questo non è un tour, però è una persona molto fidata e molto utile, Marco Valente, e dei rappresentanti della mia etichetta discografica Sugar. Sugar. Tu quando nasci artisticamente, ma soprattutto, sai, è un lavoro non semplice questo, bello per chi lo fa perché ti dà tante soddisfazioni, ma c'è stato qualcuno in famiglia che ti ha così incoraggiato o qualcuno ti ha detto no, vada, lascia stare? Perché... Beh, devo dire che io ho cominciato sin da piccola a fare musica, dai 5 anni già studiavo canto, poi ho cominciato a studiare la chitarra, insomma è una passione che ho sempre avuto. Poi ho cominciato a scrivere verso i 14 anni e nel 2007 ho cominciato proprio a esibirmi. Anche perché tu sei cantautrice, sì. Mica cosa da poco. Quindi... diciamo che la mia famiglia è stata fondamentale per due motivi, sempre tantissimo supporto ma anche sempre molto piedi per terra, loro mi hanno spinta a cominciare ad esibirmi solo quando secondo tutti era il momento, cioè senza fare cose da bambina, cioè direttamente insomma pretendevano da me lo studio in cambio di fare anche questa vita parallela. Ho capito. Erika, questo nome di Caramella Mu, molto dolce, da dove nasce? Sei un tipo... Ho sdolcinato, oggi è San Valentino. Beh, io sdolcinata proprio no. Dolce spesso sì, però sdolcinata no. Il nome nasce dal mio cognome che è Mushi ed è una specie di cognome troncato e ci abbiamo aggiunto questa O perché A, le mu sono buone e B, insomma, sono dolci. Anche ma allo stesso tempo ti si appiccica nei denti. Quindi questo è un messaggio velato, attenzione. Che attenzione perché mi sto per appiccicare. Erika, tu hai... Colui che ti arrangia le canzoni, Davide Rossi, produce addirittura per i Coldplay e Adalecia Keys. Quindi c'è qualcuno di notevole che crede in te? Beh, sì, a partire insomma dalla casa discografica, nella persona di Caterina Caselli e di tutti i collaboratori e le persone che lavorano lì. E poi devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con Davide Rossi per questo brano di Sanremo che si chiama Nella vasca la bagna del tempo. E lui, vabbè, è straordinario. E invece per gli altri arrangiamenti del disco ho lavorato con Valger Sigurdsson. Il disco esce oggi, attenzione, quindi doppio scoop. Esatto, che si chiama E, il disco. Ho lavorato con questo islandese, Valger Sigurdsson, un'altra persona super lanciata nel mondo europeo della musica pop e non solo. Erika, il titolo alla canzone lo hai dato tu? Eh certo, scritta io. Come è nato questo titolo un po' bislacco, simpaticissimo tra l'altro? Beh, perché la canzone parla... La canzone si chiama Nella vasca la bagna del tempo e parla della vita vista come una grande vasca d'acqua in cui noi siamo immersi e dalla quale io spero di uscire il più tardi possibile con tutte le dita grinze, che sono anche le dita grinze del tempo che passa e della vecchiaia. Quindi insomma una canzone che parla del tempo, che parla dell'amore e di come poter diventare vecchi in un modo che sia più giusto se hai qualcuno con cui condividerlo. Sei una sognatrice fantastica. Che segno sei? Ragazzi, sono una sognatrice a 21 anni. Che segno sei? Erika? Sono Ariete. Una vergogna, Ariete. Senti, da grande cosa vuoi fare? Caro mio, io mi sento grande e faccio la cantautrice, spero di farlo per sempre. Perché tu studi anche all'università. Sì, faccio lettere e filosofia, però cioè, faccio editoria e giornalismo, un indirizzo di lettere. Devo dire che insomma, da quando io ho cominciato a fare concerti, che finivo il liceo, però l'attività intensa è venuta durante l'università e adesso è un anno che insomma quest'anno è stato ricco veramente di tutto. È uscito l'album che adesso oggi esce come repackaging, abbiamo
fatto un sacco di palchi, il primo maggio, l'Anne Kenjamin Festival, insomma abbiamo fatto così tante cose, un tour lunghissimo. Il primo maggio abbiamo letto, sì, gli MTV Awards, dove sei stata premiata. Un sacco di cose, i Wind Music Awards, insomma queste cose intense che insomma mi hanno fatto quest'anno lasciare un po' in secondo piano l'università, ma ho intenzione di riprenderlo, mamma. Non ti preoccupare. Non vi preoccupate. Comunque Vecchioni è un insegnante, se non ricordo male. Professore. L'anno scorso, quindi questa congiuntura astrale, astrologica potrebbe portare bene. Senti Erika, hai conosciuto Gianni? Sì, signor Morandi. Signor Morandi. Ma emozionata, lui che tipo è? Beh, noi l'abbiamo ora non è che lo conosco come le mie tasche, anche perché nelle tasche non so mai che cosa c'ho, però insomma l'ho visto alle audizioni, poi l'ho rivisto alle prove e io non so se le persone fingono bene, ma lui è veramente stupendo. Cioè ascoltava tutti i ragazzi, cantava le canzoni dei 60 artisti del che sono arrivati alla finale, diciamo al giorno della scelta, erano preparatissimi lui e tutta la commissione tecnica. Quindi hanno ascoltato effettivamente con attenzione, perché tu sai, veramente sono stata in parte coinvolta, anche se spero la cosa non ti tocchi, che ci sono state parecchie polemiche a questo proposito della scelta degli artisti. Io ci devo dire che ero lì e ovviamente non ho visto solo la mia performance ma quella di tutti gli altri, perché c'era una lunga attesa, erano 60 e loro erano sempre attenti, nessuno che sbadigliava, nessuno che prendeva il telefonino, erano lì fermi ad osservare e ad ascoltare. Orecchie tutti. Tese, quindi. Sì. Senti, invece ti sei incontrata, conosciuta con gli altri giovani? Eh sì, diciamo li ho visti, perché subito dopo la scelta che noi abbiamo seguito in televisione, cioè follia proprio da infarto, abbiamo scoperto guardando la TV di essere stati ammessi. Il giorno dopo ci siamo visti tutti a Domenica In, poi ci siamo rivisti, adesso abbiamo avuto modo di vederci durante il festival e insomma si è creato una bella e poi c'erano due dei Beagle che sono molto simpatici, più o meno avete la stessa età, che sono single, sperano di fidanzarsi a Sanremo, gli mettiamo una piccola raccomandazione, una buona parola. Io dai, no, per me sono troppo giovane, tutti e due con Erika, me li prendo tutti e due io, ragazzi. Non dici mai no due, io sono sempre disponibile a nuovi incontri. Devo dire i Beagle molto simpatici e molto bravi. Ha già buttato l'occhio Erika. Sogni nel cassetto. Ma i sogni sono tanti, milioni di milioni come le stelle. Io insomma spero di fare adesso un bel tour dopo Sanremo. Insomma, il primo sogno è fare una bella performance domani. Dove c'è quella? Che insomma è la cosa che in questo momento mi preme di più. E poi successivamente, insomma, spero di continuare ancora per tanti anni fino a diventare vecchia senza fretta. Questo meraviglioso mestiere. E vediamo un po' di scrivere sempre, di non arenarmi mai. Vediamo cosa succederà. Hai un rito scaramante per abbattere l'ansia e la tensione nervosa? Beh, respirare, perché ogni tanto ce ne si va in iperventilazione. E devo dire che ho delle persone al mio fianco, come ti dicevo prima, che sono venute qui. Energia positiva. Sì, una bella energia positiva. Posso chiedere dove... Scusa, cosa indossi domani? Dai, abbiamo una ragazza, vogliamo un'anticipazione sul look. Ma io te la vorrei dare, il problema... Non lo sa! Guarda, non si è decisa. Guarda, ti devo dire la vera verità, mi è arrivato il famoso pacco dei vestiti in albergo, ma oggi siamo stati sempre dalle 7:30 di stamattina fuori, da 1 mattina sino ad adesso, quindi adesso torno e veramente ci rifletto, anche perché le decisioni prese un po' più sotto la data sono sempre quelle più giuste, perché non hai tempo di ripensare. Pensarci 20.000 volte. Basta che metti le calze dello stesso colore. Vabbè, tutte e due, mi raccomando, anche le scarpe, la destra al piede destro, la sinistra al piede sinistro. Brava. Grazie, Erika, sono preparatissima. Per intanto ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo. Ti seguiremo. E... grazie. Voglio dire, ti faremo anche per te. E te lo votiamo, e te lo votiamo, e te lo votiamo. Grazie, le votate. Te le votate. Grazie, grazie Erika, a voi, tanto. Di avanti con la musica. Saremo. Loves me all the time, he calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine.